Luce per me, grazie. Già. Trucco? No. Scusa la mia agenzia. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao. Io sembro una nana in confronto a te, comunque. Non so se ti rendi conto, ma sembro veramente una secondo nana. Secondo me la sede, se lo cambiamo. No, no, è anche più alta. Comunque ragazzi, oggi sono qua con Neil, ospite speciale. Ciao ragazzi. No, anche una speciale, ormai. Perché ormai mi vedono ogni terzo o quarto video. Ah, sì, beh, è vero, tra un po' mi diranno: ma quando è che fai un video senza Neil? Neil? Fai da solo così. Ormai. Peccato che il biglietto di ritorno manco stavolta, cioè, se dobbiamo proprio dirla no, tutta. No, non è vero, l'intenzione c'è perché ho aperto il browser, ho messo hai la aperto scheda. Il browser? La scheda, cioè, sono andata nella compagniera, il sito, tutto. E cosa mi hai detto? Nicola, l'aeroporto di Bologna è chiuso. Quello anche, cioè, che sfiga. No, veramente. No, ma questi, se tu lo sapevi, sei venuto apposta così, ciao, lockdown, poi ciao. Comunque, siccome io e Neil alla fine siamo stati assieme quasi 14 anni, ragazzi. Confermo, grazie. Sì. E abbiamo vissuto per un sacco di questi anni, quindi nessuno penso che mi conosca bene a questo mondo, tranne tipo i miei genitori, bene quanto Neil. Infatti 24/24 c'è veramente non stop, c'è altro che Truman Show, ecco. Cioè che dici, grazie anche te, cioè uguale, vale. Ma vedi questo, comunque sei ospite qua, ti devo ricordare. Stai facendo le vacanze tutte le estate a casa mia. Va bene. Comunque, vedremo. Visto che appunto Neil mi conosce molto molto bene, ho pensato, le domande, le curiosità, le cose che volete sapere su di me, su come sono davvero io nella mia vita quotidiana, quando le videocamere sono spente e Instagram è spento, ho pensato che potete farle direttamente a Neil. Quindi su Instagram mi avete inondata di migliaia e migliaia di domande per Neil. Molte erano simili, quindi ho selezionato anche quelle più gettonate, che devo dire sono anche abbastanza cattivelle, però evidentemente vogliono sapere proprio come sono, se sono come nei video, e quindi le domande rispecchieranno più o meno questo. Sono qua pronta con il cellulare. Me le sono salvate, la maggior parte, quelle più gettonate, perché erano veramente tantissime. Domanda numero uno. Subito proprio. Quali sono i difetti di Nicole? Partiamo subito, l'avete messo in difficoltà subito. Difetti di Nicole. Ne hai così tanti che non sai elencarli. Sì, boom. Poi faremo anche questo video, però, che io dico le cose di Neil. Mi hai guardato con il terrore negli occhi. Difetti. Difetti. Non ne ho. Dai! Allora, piccolo, cioè, devo dire questa cosa qui. Lei, magari qualcuno di voi non lo sa ancora perché non è un super mega fan, però lei è Scorpione. E Scorpioni veramente non si dimenticano mai niente. Questa cosa non qui. Si dimenticano, ok. No, non capivo. Ok. C'è una memoria proprio incredibile, pazzesca. E questo può essere un difetto, cioè, nel senso, magari dici una cosa, ti sbagli per una virgola, sei fregato. Ok. E i difetti? Dice il plurale, se ne vuoi dire altri. Io non sto negando nulla, comunque. Questo è il difetto, diciamo, che copriva tutti gli altri. E adesso, ma non solo nella nostra relazione, devi dire in generale. In generale. Questa cosa si è capito che ti dava tanto fastidio quando stavamo assieme. Cioè, la 700ª volta che lo menzioni. C'era stato tutto. Ok. Okay. Lei è una maniga. Cioè, all'inizio. Io lo sapevo che veniva fuori questa cosa, ma tanto gliel'ho detto, lo sanno, manica, quindi. Sì. No, di cosa, sì. Cioè, dell'ordine, ovviamente. Perché una volta lo ero anch'io, però. È vero, prima di conoscermi, anche tu eri fissato con l'ordine, mi ricordo. E quando venivo in camera tua ti spostavo le cose e ti incavolavi di brutto. Io mettevo lo stesso posto. È vero, e adesso invece dove l'hai lasciato? No, da quando ti ho conosciuto ho detto no. Certo, perché mettevo a posto tutto io, grazie. Ovvio, era più facile. Poi, miglior pregio di Nicole. Dopo i difetti abbiamo i pregi. Miglior pregio, la cosa più bella del mio carattere di me, non so. Ah, ok, parte essere una bellissima ragazza. Ma non è un pregio. È un pregio più, ecco. Adesso mi fai i complimenti perché ho paura che lo butto via di simpaticissima. Un cuore enorme. No, dai, davvero.
fa. Non si può stare seri con il 5 minuti, ma questo è bello. Quando, quando sei felice e contenta, sorridi e dai la gioia, calma, una voce molto tranquilla che ti calma. Cioè, me lo stanno dicendo tutti in sto periodo, ma cosa? No, ma questo da sempre. Io, infatti ho detto, guarda, fai successo nei video anche per questa cosa qui. Perché ho la voce che tranquillizza. Sì, io perché secondo me ti devi ascoltare anche più volte. Cioè, davvero? Sì, sì. Oh, grazie. È veramente così attiva da come appare nei vlog che fa sempre mille cose? Sì. E sì, non è una cosa positiva. Cioè non è positiva per me perché devo tenere magari il suo ritmo e starci dietro è un momento così. Tipo, no, metti quello a posto, no, ma abbiamo appena finito mangiare, ma ho appena finito di cucinare. Non cioè, è vero, cerco di mettere io a posto le cose per non chiedere a te, non è vero. Sì. È che se mi dà fastidio vedere il disordine, io mi attivo. Però vai a mangiare con calma finché è caldo. E io sono già là che porto via, no. Non lo so, scusa, più forte di me. Però è vero che sono sempre così, cioè... Sì, molto attiva. È davvero dolcissima come sembra nei video, io la amo. Grazie! Niente abbraccio, ok, scherzavo. No, abbraccio i miei follower. Ok. Sì, 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 è molto... Non sempre, però. È molto... No, è dolce, però... È una dolcezza che ha difficoltà a uscire fuori, però io conoscendola bene... Anche perché cerco di stare sempre vicino, anche perché metto un cuore grande. Però certe volte ho difficoltà a dimostrarlo. Proprio questo. Sì, cioè. È vero. Poi, Nicole è davvero così ordinata come dice di essere? No, peggio. Anche troppo. Mille volte peggio. Una volta guardavamo tipo quei programmi dove erano gente che era una super precisa, che andava a pulire le ah, camere. Sì, sì, tipo quelli che devono igienizzare e uccidere tutti i germi. Sì, io boh, credo... non a quel livello. Andante, dici. Sì, molto, stai dietro loro, li insegui. Questa è bellissima, ma Nicole russa? Sì, lo confesso, russa. Non è vero, è russa? Non lo so, non mi ricordo. Cioè una volta... No, allora, ma vedi, tu no, dici perché, le cose non no, è perché, vero. Perché una volta mi ricordo che... Una volta ai 14 anni. No, una volta mi ricordo che scherzavo con te, però non so se era vero o no, perché cioè non mi ricordo più. Cioè, tu non ti ricordi se ho mai russato in tua presenza? No, a parte che io dormo, che non mi sveglio. Il problema nessuno. È che come fa Nira a sapere se io russo? Che lui quando si addormenta non lo sveglia manco una bomba atomica. Cioè, lui proprio non lo potete chiedere. Dire, faccio anche questo sono anche 15-16 ore di seguito. Quindi a lì proprio non potete chiedere. Cioè, non lo so, veramente. Però non mi hanno mai detto che russo, se non mia cugina una secondo volta sì. Anni fa. Secondo me, così. Tu russi di brutto. Distinto. Nì, l'altro giorno ti sentivo al secondo piano russare, non so. Scherzando. Ma no, io ho già da anni che non russo più. Sì. Perché cosa hai fatto che ti è passato così? Faccio questo... Ma smetti. No. Cosa fai? Neil, raccontaci com'è Nicole durante un litigio, momento di rabbia. Ma com'è con gli altri? Perché, con cioè, te, presumo. Ah, com'è... Non è vero. Sì. Molto simile. Come, scusa? No, non lo faccio più. Dai, ti prego. Oh, madonna. Chi l'ha visto, l'ha visto. Ah! Ah, ecco, avete per esempio... Avete... No, scusa. Cosa? Sto emozionando. Mi stai sì. Scusa. Avete presente il videogioco The Sims? Sì. Quando uno corre una stanzata. Uguale. Tutte volte non capisco anche quello che dici, però ok, vabbè, vai avanti. Non ti volevo dire che l'insieme non si cresce tu. Oh madonna, sto male. Oddio, le lacrime, guarda. Ci sto arrivando, perché mi aspettavo che dicessi una cosa super seria. Ok, allora, poi, Nicole è davvero così schizzinosa con il cibo? Scusate, sì. Mi sono ancora le lacrime. Sì, cioè le sue, diciamo... C'ha le sue, io le chiamo fisse. Sì, 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 no, è vero, è vero, questa cosa ne ho sempre parlato, infatti lo sanno, io ho le lacrime ancora. Qualcosina adesso, sì. E guarda che giusto perché l'avete menzionato voi, vorrei menzionare anch'io che... Aspetta, che ho visto... Aspetta! La cosa è...
Allora, ho visto un documentario su YouTube, no, ma di un canale di scienza. Quark, grazie. No, davvero, ho visto questo canale di scienza di YouTube, 42, mi sembra si chiami, 42, e ho filosofia, insomma, boh. Molto interessante, hanno parlato di delle persone che sono molto picky eaters, no? Di quelli come me che hanno gusti molto difficili, e ti giuro che è venuto fuori che numero uno è ereditario, quindi non è colpa mia, è colpa dei miei, numero uno. Numero due è perché ho le papille gustative molto sviluppate. Ed è per questo che io sento l'amaro e l'aspro nei cibi, e quindi tendo ad evitare, mentre tipo tu che mangi tutto e non hai le papille gustative così tanto ben sviluppate come me, e quindi mangi di tutto. Ti giuro, ho visto un video, da adesso in poi le racconterò a tutti quelli che vi dicono che ho i gusti difficili. L'ho sentito anche io. Le papille gustative sviluppate, hai capito? Cioè, no, comunque è vero, è super vero, cioè quello che vi dico è proprio così, non mangio niente, quello che mangio lo vedete, tipo, e basta. Altra domanda, è gelosa? Tanto che sbirci tu che già guardi. È gelosa? Sì. Ero gelosa di te quando stavamo assieme? Lei ci ha avuto la fortuna che io non guardavo le altre. Mi sembra il minimo. Dico, per quello c'è, cioè, ma io non guardavo gli altri. Ogni tanto. Ma di che? No? Ma chi? Dove? Io magari mi è sfuggito, però ho detto così. Ah, ok. Cioè, sicuramente. Quindi ero gelosa? Sì. Sì, un po' sì. Un po' sì. Però sì, forse un po'. Sì, un po' sì, gelosa. Sì, sì, mi volevo tutto per... per lei e per quello sì. Ah, tu non, cioè, mi volevi, no, tutto, non è, per lei, cioè, mi condividevi? Ma ogni tanto con gli spazi. Però ho una gelosia, la gelosia sua non era... Questo verso, non l'ho capita! La gelosia sua non era verso un'altra fidanzata, un'altra contendente, diciamo. Era proprio verso tutti in generale, cioè... Quindi ero così. Possessiva, non gelosa, che è esattamente quello che dico io. Sì. Esatto, è vero, è vero. Grazie. Poi, ciao Neil, Nicole è una persona generosa? Linea di massima, sì. In linea di massima. Sì, c'ha delle convinzioni che lì magari qualche volta è proprio in linea di massima, bravissima, sì. Cioè, generosa. Ci sono nato perché mi ho ospitato. Pensate, tutta l'estate che l'ho ospitato gratis a casa mia, Nicole è generosa. Cioè, ma guarda questo. Poi, Nicole è snob? Snob no. Qual è il torto più grave che Nicole non riuscirebbe mai a perdonare ad un amico o amica? Facilissima, una bugia. Bello. Cioè, parte tutto da lì, poi cosa si crea all'interno di quella cosa lì, però nasce tutto da una bugia. Esatto. E Nicole non perdona. No, perché io, cioè io... Ma giustamente. Io mi comporto così, nel senso mi comporto con gli altri come vorrei che loro si comportassero con me. E quando vedo che una persona magari non lo fa, ci rimango talmente male... che non riesco più a fidarmi di quella persona e non voglio più averci niente a che fare. Anche io facevo così, è giusto, perché se non altro pensi un po' alla situazione, però non sempre è applicabile. Ah, ok, poi ne parliamo, interessante questo discorso. Poi, secondo te, Neil, cosa non arriva del carattere di Nicole al pubblico o agli hater? Bella questa. Cosa non arriva di me a quelli che magari mi scrivono cose brutte o roba del genere? A cose brutte, beh, no, sicuramente non viene che Nicole è una bella persona. Se non altro, se mai non credete a lei, se qualcuno magari mi conosce o mi avete conosciuto col tempo e sono ancora qui con lei, è proprio per quello, perché mi trovo bene, è una bella persona e non vorrei perderla. Questo è uno dei motivi. Com'è Nicole quando si arrabbia molto? Questo aspetto sicuramente non lo conosciamo. È quella di prima. Stavo aspettando che lo rifacessi per guardare. Descrivi la Nicole sedicenne. Allora, con uno zaino mezzo hippie, jeans a zampa, e dopo una camicetta che mi viene sempre in mente quella, e tipo... Io so quale ti viene in mente. Che sì, era. Parte... Quella nera o quella bianca rosa? Nero non era male, però mi ricordo molto più l'impatto forse quella sul rossiccio, tipo... Bordeaux, non mi ricordo, non ho idea. Però molto classico, quello che ti compri nei negozi, come si chiama là, che vendono incensi, cose così, c'hanno anche... Sì, perché all'epoca no, di brutto di moda ci vestivamo tutte così. Sì, o proprio così, Nicole, me la vedo così. E tipo di carattere invece com'era? Timidissima, non avrei mai scommesso neanche un cento all'epoca che magari io avessi avuto questo lavoro, avresti fatto i video. Sotto. Manco io ci avrei scommesso un cento, onestamente. Poi YouTube le ha dato alla testa?
Volevo fare... Volevo fare la finta. Invece no. Non mi ha dato la testa. Ti salvi. Perché ci sono io che la... Che mi piace. Low down. Poi, Nicole è brava a cucinare? Ma questo che ha fatto questa domanda non mi ha mai visto in un video come non cucinare con Nicole. Fa un soufflé che non lo mette di... Cos'è un soufflé? Sembra figo francese. Veramente tra di noi quello che cucinava era Neil. Infatti qualche giorno fa ho fatto la focaccia, è venuta buonissima. Infatti volevo chiederti come che la rifai. Oggi? No? No, okay. Neil, quanto ci mette... 5 ore di preparazione. Ah Neil, sì, è vero. 7-8. Aspetta, ne abbiamo tante altre. Neil, quanto ci mette Nicole a prepararsi per uscire? Oh, sempre in ritardo io. Io sono sempre in ritardo. Cioè sì, io grazie no. a te. Ah, eravamo sempre in ritardo, è vero. Quindi oh, significa un'ora. Mm. Ore. Nicole è testarda? Testarda. Non credo, devi dire. Testarda... No, non è testarda. Cioè, testarda potrei associarlo per il fatto che... Ti ricordi mentre tutto, ma non è... Non è essere testardo, è avere una buona memoria. Sì, però... No, testardo significa che cambi difficilmente idea, che... No, che no. sei fermo su quella cosa. No, dai, testardo così no. Tu sei testardo. Io lo ero. Ah, lo eri, ok. Nicole è una persona paziente? Secondo me manco per niente. Neanche un poco proprio. Poi non so, dipende. Non saprei dire, perché ogni tanto direi di no, ogni tanto sì, dipende un po' dalla situazione. Mm. Dai, diciamo così. È davvero così superficiale come sembra? Sembra superficiale nei video? Non lo so, forse questa persona sembra superficiale. Forse ha sbagliato il video, non è il tuo. Qual è la fobia più grande di Nicole? Ragni. No. E volare? E l'aereo? No, forse i ragni è peggio. Ragni, posti chiusi perché l'ascensore è un incubo certe volte, però sì, anche aggiungere anche l'aereo, però ci sono io tranquilla. Poi, altra domanda, Nicole è selettiva nelle amicizie? Penso di no, però in certi momenti dovresti esserlo, eh. Ti consiglio. Hai ragione. Quindi ragazzi, questo è quanto, queste erano tutte le domande che mi avete lasciato, più o meno, perché ho cercato appunto di selezionare quelle sono più accettonate. Vai. Bravo, diciamo che sei stato anche molto buono. Mm. No, forse è giusto, secondo forse me. Forse un altro mese qui in Olanda. E quindi poi, in che senso? Cosa? Ah, ho capito, questa era la tecnica, bene, bene. Quindi... Ti piace, consente, siamo a posto ragazzi. Ma io non sto tacendo, non sto tacendo, sto parlando. Un like se volete che Neil resti qui. Quindi mettete like a questo video se volete che Neil rimanga in Olanda. E mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Basta, ce la posso fare, mi fa male tutto da ridere. Quindi, bacio grande mia family. Possiamo dare un abbraccio? Vieni anche tu? Abbraccio! Forte, 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 forte! Che deficiente! Dopo ti mettono là nelle pagine di gossip che mi guardi male mentre do gli abbracci in videocamera, hai visto? E tu eri così. E noi ci vediamo domani, sempre puntualissimi, 17:30, mi raccomando! Ciao! Ciao!